Buongiorno ragazzi, ciao Check, Mark Check, ciao Mokash, sì, ovviamente, sì, quella viene da Death Stranding ed è la prima volta che l'abbiamo sentita è quando Kojima fece uscire il trailer di Mads Mikkelsen, quello primissimo, non so se sei presente, è la stessa colonna sonora. Ah, eccoci qua, allora. Tu devi riscattare, caro Mokash. Cioè, devi. Avevi scattato la Neuromod, quindi dovresti dirmi la prossima volta che andremo a aggiungere una Neuromod cosa prendere. Perché l'avevi fatto proprio a fine live e io non. Non prestai attenzione al tuo messaggio, purtroppo. Allora, intanto. Imposto qui il pronostico. First try. Lasciamo sempre first try per Prey. Non andiamo mai oltre. Altrimenti ci sarebbe poca sfida. Oggi noi eravamo lì in caffetteria e dovevamo fare tutta la parte degli alloggi del personale, lì c'erano tutte le loro stanze, quindi scoprirono un bel po' di cose private loro e la palestra, infatti ho scritto nel titolo. C'era anche la palestra da esplorare e il piano superiore dove in teoria dovrebbe esserci qualcosa legato al nostro fratello. Cioè, c'è la stanza di nostro fratello sopra. Allora, first try metto, va. Ciao Dregen, buongiorno anche a te. Che mi raccontate? Allora, annunci prima della trasmissione. Tra 17 minuti e 40 secondi dovrebbe partire una pubblicità. La prima volta che noto sto dettaglio. Comunque, The Stranding mi ha fatto rendere conto di una cosa: per quanto il gioco sia bellissimo, la parte più bella di un gioco che aspetto tanto è il periodo in cui escono i vari trailer e si fanno le varie teorie. In quel periodo la bellezza del gioco è limitata solo dalla tua immaginazione. Vabbè, io sì, vivo così, diciamo. Oi, Cola! Grande. Oh, ma che bellissimo. Che bellissima faccina che hai tu. Da dove viene questa, l'emoticon? È la tua, l'emoticon? Appartiene al tuo canale, Icola, questo emoticon. Emoticon, abbonamento, livello 1, Icola. È mi... A posto, ti seguo. Santo cielo, perdonami. Ed è bellissima. Buonasera, ragazzi. Allora, per quanto riguarda Mokash, quello che hai scritto... Sì, cioè... Non è per me la cosa più bella in assoluto. Poi io voglio il gioco, ovviamente. Ma è una parte importantissima anche per me, cioè nel senso, io vivo l'hype in maniera molto personale, cioè mi lascio parecchio andare, mi piace tanto quel periodo lì, specie però quando ho a che fare con un game designer che stradoro, con una casa di sviluppo che stradoro, come, vabbè, ovviamente Kojima, perché lui si diverte con i trailer. Però così anche con Bethesda, adesso quando Bethesda inizierà a far uscire i vari filmati di Starfield sarà uguale. Anche Rockstar mi diverte tanto. Rockstar pure mi diverte molto nella fase di prelancio. Quindi concordo con te, dai. Concordo molto con te. Specie però, ripeto, con Kojima. Perché lui, cioè, già inizia lì il gioco con Kojima. Nella fase dei trailer. Perché si diverte a nascondere le cose, lo fa apposta, no? Perché sa che là poi i fan si muovono, si mobilitano. Io tra un'ora vado a prendermi la PlayStation Now. Dopo anni mi rimetterò a giocare a Fallout New Vegas. Oh! Aspetta, Dregen. Ma ti conviene? Adesso non è uscita la roba nuova? Degli abbonamenti PlayStation? Come funzionano? Ancora no. Non accendo la Play da un po', eh. Cioè, roba dei nuovi abbonamenti. Come... Cioè, si può ancora acquistare singolarmente le cose? PlayStation Now, dici tu. Ciao Ryu. Lorei, buongiorno. Finalmente vi do anche come emoticon, non me la mostrava mai. Questa cosa, tra l'altro, era inspiegabile, Regge, ma...
Avete visto che fanno il remake di Max Payne 1 e 2? L'avevo letto dal canale Discord. L'avete scritto voi su General. Però non mi sono ancora informato, poi vedo tutto. Come stai oggi? Allora, per quanto riguarda il Covid, quindi l'influenza che a me ha preso, semplicemente la febbre, mal di testa, raffreddore, tosse, sta piano piano svanendo tutto. E il problema, cioè, sono le altre cose il problema. Il problema che ho sempre della gastrite, sta roba qua. Quello rimane. Quello ancora rimane. Devo fare visite più specifiche e più importanti. Sì, mi devo dare una mossa io però, Ryu. Mi devo muovere tanto io. Si esce, mi conviene un bel po'. Lo prendo per 3 mesi, mi aggiorno da solo e pago di me. Ah, ok. È stato un modo per risparmiare invece di fare. Vabbè. Perché mi chiedi di fare sta battuta? Cioè, questa non era la battuta di quello che parlava in dialetto, quello che bestemmiava a rotta di collo. Ora diversa, non mi ricordo. Allora, come va il pronostico nel frattempo? Mancano 30 secondi, ragazzi, eh. Non ho voluto rispondere a Dege perché secondo me sta per fare una battuta squallida. Mi sembra strana sta domanda. Allora, Icola e Marek Cech super positivi. Mokash, Ryu e Dredge no. Oh, grazie. Ah, cazzo! Ed è sbagliato. Esatto, Dredge. 15 più 18? Fa 33 come ha scritto Lorey. Ma tu hai fatto il 38esimo abbonamento. Non hai saputo fare il calcolo, Dredgen, secondo me. Comunque, grazie. Grazie, 38 abbonamenti. Cioè, ormai. Sei uscito. Cioè, ormai è infranto ogni record. Ok, ragazzi, dai. Il pronostico è finito, andiamo. Penso sia voluto l'errore. No, pensavo di stare a 33, vedi Marek? Pensavo di stare a 33. Lo conosco, Dredgen. Super Dredgen, che adesso ha cambiato ancora una volta il nickname di quel canale sgangherato. Adesso l'ha chiamato Old Non Stalkerarmi. Fuori di testa, proprio. 1000 follower, hanno 1000. 1000 follower, se ci l'abbiamo raggiunti ieri. Vabbè, vi ringrazio ragazzi, davvero. Mille. Cioè, come ho detto ieri, non guardo i numeri, però, cioè, nel senso, fa piacere. La cosa più importante su Twitch è essere seguito per ogni live. Quella è la cosa più importante. Avere 1000 lì o 10.000 lì e poi fare tipo due utenti al live non serve a niente. Questo lo dicevo anche ai tempi di YouTube, quando avevo 500 iscritti. Ecco, è il meme del Veneto che gioca a briscola. Ecco cos'era. Ecco cos'era. Va bene. Allora. Togliamo Skyrim. Sì, faccio partire per... Non mi ricordo mai se... Poi mi dà la possibilità di uscire. E poi cambio. Anzi, cambiamolo subito. Se faccio in tempo. Passiamo a Prey. Allora. Ciao, Ozzy. Buongiorno. Ti prego, Pad. Non fare scherzi. Il fatto che non mi faccia skippare le scritte mi sembra strano. Ma grazie, Cola! Grazie! E infatti non va il pad. Vabbè, mi tocca riuscire. Quando fa così non... è solo fastidioso. Ok.
Ok, adesso me l'ha preso. E voi state vedendo. Benissimo. Grazie, Cola. Gentilissimo. Allora, quindi, come dicevo all'inizio, eravamo in caffetteria. Abbiamo parlato con quello lì molto losco, con il cuoco, che nel frattempo è uscito. Incredibile. Grazie, grazie per aver regalato l'abbonamento a Marek Check, Dregen. Grazie. L'hype train si avvicina, mi è apparso. Allora, in caffetteria abbiamo scoperto qualcosa di terrificante. Il cuoco ha fatto una strage. Ha messo i resti qua dentro, praticamente, in questo sacco, in questa scatola. Una roba alla League. Meno elegante di League, ovviamente. Poi è Abbiamo scappato. solo la migliore carne del Pacifico, direttamente dai contenitori di plastica, indistinguibile dai bovini naturali. O almeno così dicono. Questa l'avevamo vista l'altra volta, però m'avrebbe fregato lo stronzo. Eccolo. È lui? La robaccia Transtar non esplode. MU, forse lo vedi? Lo eviti? Bisogna stare attento a sto balordo. Sicuramente ci farà altre trappole più avanti. Allora. Quindi siamo usciti vivi dalle cucine. Fortunatamente, io direi di andare, a parte a riciclare un bel po' di roba perché sto pieno, sto saturo nell'inventario. E poi ce ne andiamo agli alloggi e alla palestra. E se non sbaglio, il riciclatore sta qua sopra. Devo far partire il treno, non posso trattenere. Grazie. Sei gentilissimo comunque, Icola. Typhoon non umano, mi dice Mokash. Per niente fastidio di robo. Madò, Ozzy, quanto vero. È umano, Mokash. Per me è sempre umano. Io non voglio roba aliena, lo sai. Però sta a te, sinceramente. Non voglio. Allora, anzi, adesso ricicliamo tutta sta roba qua. E vediamo se possiamo comprare anche qualche Neuromod. I proiettili da pistola, sicuro devo comprarli, bro. Allora, sta roba qui, secondo me, ne è troppa, via. Ok, per quanto riguarda il resto ci siamo. Ok. Facciamo un bel po' di materiale. Ciao Dragbannis. Non è partito, Buon pomeriggio, ragazzi. Allora. Quindi. Però, se torno. Devo tornare al cuoco, però, io adesso. Perché là ce l'aveva il coso per costruire la roba. Sì, dai. Torniamo lì. Magari stavo in altre stanze pure, però. Non fa niente. Eccolo. Allora. Neuromod ci costava questo. Madonna, quanto è fastidioso davvero. Stiamo a 6 Neuromod in realtà, caro. Ne abbiamo tante. Oh. Grazie, Stefa, per il nono mese. Ciao. Anche tu, sempre gentilissimo. Ti abboni sempre. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Come stai? Come state? Dai, tutti quanti, lo chiedo. A parte se devo andare su donazioni, no? Perché non sono. Oddio. dipende cosa vuoi fare. Se vuoi regalare i bit. A parte neanche io sono pratico in realtà. L'abbonamento lo so perché c'è proprio un pulsantino. Per bit e donazioni normali dovresti andare proprio sui pulsanti giusti. Lo sanno meglio loro. No, vabbè, comunque grazie. Bit. Trovi il simbolo dove sta la chat. Guarda, io davvero sono ignorantissimo. Sono ignorantissimo. Perché purtroppo seguo poco gli altri canali. Non seguo mai le dirette. Quello è il problema io. Io recupero.
Allora, Mokash, comunque. Comunque, a volte ti faccio prendere. A volte poteri Typhoon perché una build di Umanolli è una delle build più forti di tutto il gioco. Quindi voglio sia renderti la vita difficile, sia darti la possibilità di un gameplay più variegato. Vai nei poteri di sicurezza. Ok, grazie comunque. Abbiamo questo. Robustezza. Vigore. Comunque tu sai cosa bene o male sono, quindi non è che devo leggerti tutto, secondo me. Mobilità. Focus combattivo, sta roba qui. Abbiamo la furtività. E abbiamo l'attacco furtivo 2. Anche. Ti posso rovinare tutto. E in realtà forse non puoi mettere oggi. Anzi no, avete diritto a una riscossione Neuromod. Dopodiché si disattiva. Quindi oltre Mokash, perché è rimasto indietro dalla scorsa live, un'altra persona può riscattare Neuromod per farmi usare. Però mi si finiscono adesso, quindi non so se ti conviene. A posto, Icona ha riscattato. Però adesso prima tocca a Mokash. Vedi focus combattivo che è uno dei poteri più forti del gioco. Ok. Allora in realtà puoi ancora, Icola. Perché abbiamo 4 Neuromod. Adesso a sto punto ci rifacciamo il giro. Con 4 Neuromod possiamo prendere o il metabolismo accelerato, la doppia durata del bonus sazietà e la salute consumata dal cibo. Medico. I kit medici danno più energia. Sollevamento per... Che Dio ce ne scampi, però... Ok, praticamente possiamo sollevare gli oggetti di livello 2. Impatto calibrato. Riduce il costo in vigore degli attacchi con la chiave inglese del 25%. Ah, cioè, Madonna, l'hai fatto per treggere, per fermarlo. Bellissimo. Grazie. Robustezza 1. Aumenta la tua salute a 150. Aspettativa di vita aumenta di 25 anni. Vigore. Aumenta il vigore, beh, 125. Mobilità. E questo abbiamo. Poi ci sono i poteri alieni. Onda cinetica. Genera un'ondata fisica che infligge fino a 50 danni e respinge qualsiasi cosa entro 5 metri dalla zona bersaglio. Imitazione 2. Praticamente, vabbè. Imita macchine leggermente più complesse come ad esempio le torrette. Quindi possiamo trasformarci in torrette, male che va. Cioè possiamo prendere le sembianze della torretta. Oppure scambio spettrale. Cambia rapidamente posizione fino a 6 metri di distanza e lascia sul posto un sosia che ingalli i nemici. Questo è molto Dishonored, porca troia. Telepatia, contraccolpo. Genera per 20 secondi uno scudo che assorbe i danni dell'attacco successivo. I nemici che attaccano lo scudo vengono respinti. Shock psichico. Sferra un attacco psichico contro bersagli biologici, infliggendo 45 danni e annullando le abilità psichiche per 10 secondi. Manipolazione. Usa la tua mente per recuperare oggetti distanti ed interagire con congegni fino a 10 metri di distanza. Medico, mi dici? Medico era... questo. Ok. Ok. Mi piace. Mi piace. A posto. Grazie, ragazzi. Abbiamo fatto le cose che dovete fare anche voi. Focus combattivo, adesso questo devo capirlo. Migliora le tue abilità complessive. Quando l'abilità è attiva, il tempo rallenta, le azioni consumano meno vigore. Ad alti livelli aumentano anche i danni che infligge. Puoi equipaggiare focus combattivo dalla ruota dei preferiti. Quindi la devo vedere. Ecco, ok. Vabbè, quando mi serve vengo qui. Poi si preme con L1, mi sembra. Aspettate. No, con R. Con L2. Con L2. Ok, va bene. Non fa niente, se ho sprecato un po' di potere, tanto ne ho tanto e io lo uso poco. Kit medici bisogna comprare. Stiamo messo malissimo. Malissimo. Rapture, grazie per l'iscrizione. E avete fatto l'hype train livello 1, ragazzi. Grazie, siete gentilissimi. Siete gentilissimi. Ne compriamo un bel po' perché sto messo molto male.
Spammiamo. Ciao Raptor, benvenuto. Ok, ne ho presi tre. Ne abbiamo ancora... Dai, un altro. Perché come vedete, ultimamente sto avendo una difficoltà immensa a spostarmi. E i proiettili della pistola. Mamma mia. Skillet, vorrei spararti. Ok, dai. Dottor Howard, Todd Howard ci sta pure. Quello l'abbiamo fatto, abbiamo fatto tutto quanto. Ok. Gioco incredibile, Prey. Cioè, questo, sono molto curioso. A volte non lo chiedo quando vi scrivete. Cioè, tu adesso mi hai... Cioè, tu mi hai trovato grazie praticamente a Twitch che mi ha messo di lato. Oppure stavi cercando davvero qualcuno che stesse giocando a Prey? È una grande curiosità. Perché se ti ha portato Prey qua è bellissimo. È un gioco vecchiotto. Oppure mi conosci da YouTube. Magari mi conosci da YouTube. Ah, ti ho trovato di lato. Stavi giocando a Prey? Ok. Non capisco mai ancora le dinamiche di Twitch. Cioè, il fatto che a me mi faccia apparire di lato è strano. Perché comunque sono un canale piccolissimo. Vabbè, ho 1000 iscritti, però... secondo me è importantissimo anche vedere il numero di persone con... in quella specifica live collegate, ok? Allora, comunque, guardiamo gli alloggiamenti. Quella si è richiusa, non mi piace. Oh, Thornstein, ragazzi. Poi ho visto gli stem di... Madonna, ma... Raptor, a posto, sei un grande già. Se apprezzi pure Kojima è fatta. Ora, se apprezzi pure di Elder Scrolls... È proprio incredibile la cosa, incredibile. Diventi la mascotte insieme a tutti gli altri del canale. Kit balistico. Abbiamo trovato il nuovo letto. La venerazione per Kojima. Ma... Parli con uno che è stato davvero in passato tanto malato di Kojima, fin troppo. Adesso sono... Sono diventato una persona normale. Prima ero davvero malato. Dredgen è invece un burlone. Allora, abbiamo preso un chip, dopo leggiamo. Il nuovo replicatore. Igve, attenzione. Dottor Thornstein, volevo scrivere personalmente per ringraziare il nuovo replicatore. So che la lista d'attesa è lunga, e trovare un nuovo zecca nel mio ufficio questa mattina è stata una piacevole sorpresa. La gratitudine che provo mi rende difficile chiederle un ulteriore favore. Tuttavia, se potesse mandare uno dei suoi ingegneri a illustrarmi l'uso di questo oggetto, sarebbe cosa estremamente gradita. Il replicatore. L'abbiamo già letto del replicatore, sì. Sì. Nella zona di Calvino, se non sbaglio. Nell'officina. Richieste parti. Vabbè, questo è un classico. Noi abbiamo richiesto un sacco di parti per gli operatori della stazione. Ok. Anche questo l'abbiamo letto. Va bene. Sei ancora malato di Kojima? No, tu Dredge non hai idea di quello che ero. Al massimo potrebbe spiegartelo Andre the Giant. Poveracci, amici miei, poveracci. Bellamy. Cioè, Bellamy davvero è irraggiungibile, ragazzi. Bellamy è lo scienziato che abbiamo visto morire all'inizio del gioco. Il suo corpo ancora non siamo riusciti... Cioè, l'abbiamo visto, ma ancora non siamo riusciti a raggiungerlo perché la porta era chiusa. La sua stanza è pure chiusa, è incredibile. Vabbè, troveremo la chiave quando troveremo il suo corpo. Oh, il dottor De Vries. O De Vries. Qua mi sta dando di mimic. Batterie stordenti. Allora, prendiamoci tutto. Mattias Cole. Mamma mia, che cosa strana. La cosa molto bella di Prey è che di punto in bianco ti fanno vedere i corpi di personaggi che comunque tu hai conosciuto e che hai sempre reputato fondamentali. Lo sono, perché attraverso i loro scritti, i loro messaggi, lo sono per davvero. Però poi ti ritrovi così, pam, di punto in bianco. Trovi i loro corpi, i loro cadaveri e... fine.
È particolarissima sta cosa. Ok. Sai, vabbè, ma ci sta, Rapto, ci stai. Ci sta. Dai, magari sei allora amante di Mass Effect. Che ne so. Gran gioco Mass Effect. Magari potrebbe piacerti Starfield. A proposito di Bethesda, no? Potrebbe piacerti Starfield in futuro, chissà, però lì ancora non conosciamo niente. Qui c'è qua. Dottoressa Shaw, attenzione. Cerca per abbassarsi. Devo riprendere mano. Qui secondo me c'è uno spettro di quelli normale, magari. Sì! Ok. Aveva un nome. Song, ho letto. Ivy Song. Questa è una stanza importante, la dottoressa Shaw è famosissima. Oh, stavamo giocando di ruolo di brutto, vi ricordate? Melindra Ombra Oscura, il suo personaggio. Lo sto aspettando tantissimo, sperando non sia una vaccata. Sì, questa è la speranza di tutti noi. Io in realtà però sono abbastanza fiducioso, ce n'è senso. A me Fallout 4 non ha fatto impazzire, lo sapete. Però di Fallout 3 invece ho... non è solo ricordo, è stata un'esperienza meravigliosa, è stato uno dei miei giochi preferiti sicuramente. Ecco, per Starfield mi aspetto, come ho detto anche nel video che faccio su YouTube, mi aspetto la stessa cosa, lo stesso impatto che ebbi con Fallout 3 quando ci giocai la prima volta. Cioè, io me lo auguro sia così, io me lo voglio sognare, voglio un attimino tornare ai vecchi tempi, quando sognavo i grandi giochi. Ciao Xorin, Akatosh, ciao. Il biglietto vicino alla porta rotta. Oddio, mo adesso vediamo. Fallout 4 per diverse cose non mi è piaciuto. Lo shooting, cioè in gameplay mi piace. Ma diverse cose mi piacciono, però altre proprio non me lo fanno apprezzare. Altre non me lo fanno apprezzare. Allora, prima sessione, Daniel. Quanto mi manchi? Ho lasciato qui la tua scheda del personaggio, ma ne ho una... Ma ne ho una di scorta nel caso in cui non riuscissi a tornare prima della sessione. E non preoccuparti, è spettacolare. Ci vediamo al centro ricreativo, Abby. Allora, mi ha detto il buon Akatosh. Ma è incredibile, ma perché non noto queste cose? Ma tu perché l'hai visto oppure perché te lo ricordavi? Hai perso di nuovo il transcribe. Punto interrogativo. Ehi, a quanto pare è di nuovo il... È di nuovo perso il tuo transcribe. Volevo solo dirti che hai ancora della tua roba nella mia stanza. Non so se la vuoi indietro. Chiamami se vuoi, Abby. Ok. Semplicemente visto. Vabbè. Ieri oggi. Lo so, Xorin. Ed è stato gentilissimo. Cioè, ci siamo scritti in privato, lo so. Sono contentissimo per oggi. Oh, messaggio scritto a mano. Stropicciato e incompleto, scusami. Abby, a volte dico delle cose che non penso veramente. E quando me ne accorgo è troppo tardi. Le ho già pronunciate, vorrei... Abby, non sono bravo in queste cose, è evidente, parole parole, bla bla bla. Non riuscivo a scrivere. Mi sembrava più personale scriverti un messaggio, è meno terrificante che scusarmi di persona. So che sono una codarda, ma non mi fido di quello che dirò, quindi... Venerdì sera, cosa da fare? Trovare il transcribe e controllare al cinema. E comprare la mia roba dalla cabina di Abby. Finire la bozza della lettera di scuse. Darsi una regolata, dare la priorità ai rapporti anziché al lavoro. Appuntamento. No, sembrava una cosa seria, quindi volevo spegnere il transcribe. Allora, mi stavi chiedendo se va bene registrare la nostra partita sui transcribe. Sì. So che usare la memoria non è consentito. Non dovrei dirti certe cose. Mi dispiace. Potrei perdere il lavoro a parlarti in questo modo. Cosa? Cosa? Esatto. Ecco cosa devi fare. Venire a cena con me. Cosa? Continui a ripetere cosa quando dovresti dire solo sì. Sì? Vedi? Ecco fatto. Non preoccuparti per i transcribe. Non è contro il regolamento. Allora, mi inviti a questa partita o no?
C'era del tenero tra loro. Tra l'altro, non ricordo Daniel Shaw e. Cioè, non abbiamo trovato ancora i loro corpi. Non vorrei davvero non essermi dimenticato questo aspetto, sarebbe un po' triste. Oh, ok, Lori. Gioca God di Elden Ring, ovviamente, sì. Sembra proprio delle buone amiche. Allora, preparatevi per il concerto. Sky Braxton, a Daniel Show. Ehi, Daniel, ho di nuovo il turno di notte sul ponte. Ho dimenticato il transcribe nella mia capsula. Posso chiederti di portarmelo mentre vai all'archivio? Tra l'altro, ho qualche idea per rendere le nostre uniformi un po' più da popstar. Per la nostra piccola dimostrazione al tulipano. Non avere paura, grazie. Vi ricordate della figata lì al tulipano quando abbiamo acceso tutto quanto? Caccia al tesoro. Ah, sì, la. Ok, sì, sta cosa della caccia al tesoro. Salute, avventurieri. Ormai dovreste essere tutti in possesso di un frammento di mappa. Alcuni di voi lo hanno ricevuto di persona, altri potrebbero aver notato un nuovo file di suo. Nuovo file sui loro compiuto dopo l'ultima sessione. Sono dei frammenti di mappa. Dovrete collaborare per interpretare gli indizi. A quel punto, tornate nel mio alloggio per ricevere il premio. La vostra umile Game Master Abigail. Scopri indizi sulla mappa di Spaccaossa. C'è tanta roba da fare. Ah, il bracciale tracciante è qui. Ok. Oh. Che stai facendo? Stai registrando? Registriamo insieme, è divertente. No, non lo è. È come un album fotografico. Salviamo i momenti che contano. Care noi del futuro, oggi noi del futuro. Non voglio un nome così ridicolo. Oggi sono riuscita a convincere la mia bellissima ma testarda partner a testarda a stare a letto. E a non andare a fare gli extra. E questa è la mia ricompensa. Oh, guardate che tenere che erano, guardate come si divertivano. Erano delle nerd. Vabbè, a parte già col gioco di ruolo già faceva capire tutto, faceva intuire. Che bello. Tulipano giallo, noi ci per ciò, ok. Brindisi con discorso di Alex, esibizione dei dipendenti. Ok. Possiamo. Io devo fare sempre il giro largo. Ok. No, lì sulla parte rossa avrei fatto saltando il disastro conoscendomi. Ah, ok, figata. Figata. Questo mi sa ce l'ho già. Daniel, oggi avevo un meeting con il grande Alex Yu. Mi ha liquidato con le sue solite scuse del cazzo, fingendo. Tra lui e Morgan deve essere una tradizione. Le scuse degli Yu. Erano false come le scuse di Daniel Shaw? No, Daniel, Aia. non dico che lavorare con loro sia facile, ma mi hai appena paragonata a lui? A quell'arrogante pezzo di merda! Daniel, questa storia deve finire. Hai ragione, vattene, è finita. Daniel! Cristo. Vattene, ho detto. Mi dispiace tantissimo per loro due. Comunque, attenzione, incontriamoci. Ho provato a chiamare Emma in palestra. C'è qualcosa che non va. Esci dagli alloggi e vengo a cercarti. Oddio. Noi bisogna andare pure alla palestra adesso, tra un po'. Visto, sei proprio una nerd. Allora, salve avventurieri, ok, questi messaggi abbiamo letto prima. E così è stata la risposta. Va bene. Sì, prendiamoci tutto. Adesso non lo leggiamo il libro. Intanto, tanto rimane salvato, quindi non è un problema. Ok. Sentite? Oh, la cabina di Calvino, ottimo. No!
Ma che... mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Calvino di un altro livello. Di un altro livello. Madonna, che spettacolo. Ma guarda i dettagli. Quanta roba c'è qui. È proprio fatto bene sto gioco. Che gli vuoi dire? Allora, riflesso acceso. Va bene. Se lo spegniamo... che te, e te pareva. Però aspetta, voglio vedere un attimino il riflesso perché era bellissimo. Mai. Non ho mai rimosso una Neuromod. Eppure oggi non ho trovato la strada per il laboratorio hardware. Ho vagato un'ora per il giardino botanico. Ho accampato scuse. Ma Miu sospetta qualcosa. Non posso continuare a creare giocattoli per la Transtar quando ho detto ad Alex ciò che voglio provare. Mi ha dato un congegno per aiutarmi. Un affare parapsicologico. L'ha creato Morgan. Alcuni componenti sono troppo complessi per me. Pensa a che livello stiamo noi. Ancora quel sogno. C'è qualcosa... che non va in questa stazione. Qualcosa qui con noi. Ma ho le allucinazioni. Non c'è dubbio. Mogash, mi hai detto metti qualcosa nel modellino? Cioè dici qui? Come si prendevano gli oggetti, ragazzi? Mamma mia, che vuoto. Ok, con X. Qui c'è la bilancia. Ok, che non serve a niente. Qua, sì, con X e con il pad dell'Xbox. Sì, in teoria dovrebbe fare dovrebbe accadere qualcosa lì, giusto? Forse l'ho messo troppo distante? No, non ha funzionato. Hai ragione, però è vero, è tutto da qui parte. Non avevo mica notato. Aspetta. Forse il bicchiere. Cazzo. No, non va. Non va purtroppo. Magari si è buggato, eh. Ho provato ad aprire l'armadietto, ma non ricordavo la data del nostro anniversario. Lui mette una tristezza impressionante. Mi è sfuggito persino il suo nome. Il suo nome. Se un giorno mi sveglierò senza ricordare nulla del mio lavoro, dovrò affidarlo tutto a Morgan. Lei saprà che cosa farne. Primo test. Elettrodi anteriori surriscaldati dopo 6 secondi. Ma giuro che c'è stato un attimo in cui... l'ho rivista il giorno in cui ci siamo incontrati sulla costiera amalfitana, vestita di giallo, la mia Clorinda. Oddio. Oddio. Vabbè, questi di Arcane già più volte comunque ci hanno citati, eh. Allora, questa qui sarà sicuramente la password. E che dietro di noi ci sta la cassaforte, no? Promemore anniversario, 23 maggio. 23-5, 23 maggio, 23 maggio, 23 maggio. Ma com'è il sistema americano delle date? Che poi il 23, ragazzi, è un numero che io vedo. Ah, l'ha scritto in automatico. Peccato. Vabbè, a parte era una cazzata. Il 23 è un numero che a me, porca troia, torna continuamente. Un po' come Jim Carrey, sì. Sì. Infatti quando uscì il film di Jim Carrey non potevo crederci. 0523. Ok. Perfetto. Questa è finora la miglior stanza in assoluto degli alloggi. Ah, i bagni sono sempre brutti. Sono sempre cattivi. Ecco. Chiuderanno le porte adesso. Comincia a sbattere tutto.
Codice della palestra. Bill, se ti sei infortunato, non stai bene, puoi saltare una sessione, altrimenti sono 75 minuti di esercizio a settimana, minimo. Nel caso te lo fossi dimenticato, il codice della palestra è 5898. Cioè, oggi non abbiamo incontrato neanche un Mimic per ora, eh. Ah no, uno spettro, però uno spettro l'abbiamo abbattuto. Ok. Però prima di andare qui. Ah, cavoli. Vogliono vivere dentro di noi, come una malattia. Anche da morti non finirà. Ah, speravo si proseguisse qui. Allora. Sta arrivando. Riuscirò a vederlo? Eccolo. No, cazzo, se m'ha fottuto. Com'era il punto debole? Non mi ricordo. La granata MP, mi sa. Aspettate. Ricerca. Poltergeist. Fuoco. Semplicemente un'arma da fuoco, ok. Poltergeist. Burlone. Film incredibile. Sai che l'Ozzy l'ho rivisto soltanto. Povero. Mi fa sempre pena uguale. Il film 23 l'ho visto qualche mese fa la prima volta. Cioè, quello deve essere un film per me. In realtà l'ho visto soltanto qualche mese fa. Però quando uscì. Non posso crederci. Congelano e scansionano. Ah. Già. Devo scansionare ancora. Se ce la faccio a vederlo. Mi devo basare sul mio udito. Che tra l'altro è raccapricciante lui. Scansione completata. Grazie, Akatosh. Disponibile nuova abilità. Cazzo! Mamma mia che botta, muore subito, mamma mia però. Ok. La gita che abbiamo è incredibile. Qui è Faust. Ufficiale Faust, Maria, ho una richiesta importante. È molto delicata. Devo sapere se posso fidarmi di lei per una questione di sorveglianza. Sì, certo, signore. È solo che di norma non potrei farlo senza prima il consenso del capo Elazar, delle risorse umane e di un altro direttore. Quelle persone rispondono a me, Malia. Sì, signore. Capisco. Vorrei che tenesse d'occhio Annalise Gallegos. Dove va? I suoi orari? Gli ospiti? Registrerò tutto sul computer della sicurezza. Bene, mi mandi un rapporto entro il fine settimana. Sì, signore. Brutti sogni, ciao mamma, faccio brutti sogni da quando te ne sei andata. Il dottor Preston ha detto che dovevo disegnarli prima che mi avrebbero aiutato a mandarli via. Spero che il mio disegno ti piaccia e che torni a casa presto, ti voglio bene. Cori. Allora, abbiamo un bel po' di transcribe da ascoltare qui. Unisciti a noi per celebrare i successi da Transtar. Ok. Devo sapere come stavi, Sky. Solo i postumi da Neuromod. Mi sento strana. Incredibile, ti sei fatta moddare per quella pagliacciata di Alex al tulipano. Ma scherzi, ho sempre voluto imparare a suonare, ma non ne ho mai avuto il tempo. È così, è come se avessi gli spartiti nella testa. Mi sento come se sapessi farlo da anni. Inoltre, anche tu salirai sul palco con me, no? Solo per prenderti se collassi. E solo se mi impedirai di spaccare la faccia ad Alex se bevo troppo. Mi hai proprio incuriosita. Pronta per le tue istruzioni, mia signora? Spero che non ci caccerai nei guai. Non troppi, almeno. Innanzitutto, devi raggiungere l'albero su cui abbiamo inciso le nostre iniziali. E se... Ah, non volevo interrompere. Contro Julian Ok. Howard? Scappa. A Julian l'orco non piace che si tocchino i suoi alberi o i suoi frutti. Forse diventerebbe meno burbero. Ad ogni modo.
Sotto una pietra troverai una chiave magica. Questa chiave aprirà ciò che il tuo cuore desidera di più. Beh, Baxter la grande. Serve una chiave. E non preoccuparti per il lavoro. Mikaela ha detto che puoi saltare il turno per il tuo compleanno. Ah, regali tra innamorati. Rosalind Swift. Ok. Qua è andato. Cerca l'albero con l'iniziale dei due innamorati, giardino botanico. Ma sapete che credo di averlo visto? Quando eravamo nel giardino botanico? Vicino alle panchine dove c'era il riflesso. Mi sembra di aver visto un albero con delle iniziali, qualcosa. Però vabbè, forse siccome andavamo sbloccato non potevamo prendere gli oggetti, o forse semplicemente non avevo visto proprio... Non avevo inquadrato il punto esatto, ecco. Allora, qui c'è la palestra. Dovrebbe esserci il male qui dentro, secondo me. Poi... Da quest'altra parte... L'altra zona degli alloggiamenti. Attenzione. Granata riciclante subito. Ok. Ma bisogna andare ancora da sopra, nelle stanze sopra. Questa l'avremmo trovata chiusa, forse. Ok. Ah, questa è la stanza di... adesso non mi viene il nome, però avete... sì, dai. È Lazar, esatto. Ah, c'erano più parti. Io mi sa, ho preso stando il primo e il... Giorno 1 e giorno 3, mi sa. Sapete? Allora, possiamo fare anche questo. Fino a livello 2 non è mai un problema. Ok. Vai. Mi sono ucciso diverse volte con... a me mi hanno fatto uccidere loro della chat. Mi hanno detto, guarda, guarda cosa succede. Pam, smaterializzato e ho sbloccato anche il trofeo, mi sembra. Eh no, beh, è pericoloso. Perché se stai un po' vicino ti attira e fa un danno clamoroso. Ok. Scorta necessaria, Alex a Sara. So che avete parecchio da fare, ma dovreste mandare una scorta per Dimitri Bowser. È stato testimone dell'incidente ed è piuttosto scosso. Non siamo certi del suo equilibrio psicofisico. Fate una valutazione e trattenetelo a termine indeterminato se necessario. Discrezione, mi raccomando, Alex. Sempre questo chiede Alex ai suoi. Signora, come sa, il dottore mi ha visitato per i miei problemi di insonnia. Mi ha prescritto delle medicine, ma continuo a vedere cose. Dopo la partita stavo dando una pulita a una sedia e una sedia si è spostata da sola. Non sono pazzo come lei sa chi. Le scrivo perché ho sentito qualcosa muoversi nel condotto nella zona della sicurezza. Credo di aver visto qualcosa di nero. Dobbiamo approfondire, perché comincio a pensare che sulla stazione ci sia qualcosa di cui non sappiamo nulla. Questo mi sarà anche letto. Chiave magnetica. Sara ha bisogno che mi aiuti a rilasciare una chiave magnetica. Mettere in cima le tue priorità. Etichettata C101. Ok. Aggiungi Mikaela Hiroshin alle persone da tenere d'occhio. Sta svolgendo le sue mansioni adeguatamente, ma la sua condizione la rende un potenziale rischio. Potrebbe servirci del materiale per fare la pressione. Il suo accesso dovrebbe essere limitato alle aree dedicate al personale. Non deve avvicinarsi ai laboratori. Inoltre traccia eventuali comunicazioni tra lei e la Gallegos di psicotronica. I medici sospettano che soffra di rumore bianco, perciò il fatto che abbia falsificato la sua cartella potrebbe bastare. Di norma suggerirei la rimozione delle Normod, ma la sua condizione non lo consente. Tienimi aggiornato, Alex. Ok, va bene. Beh, questo lo prendo, sempre per riciclare. Già da Max. Qua niente, va bene. Hans Kelstrup. Certo.
Pere sciroppate. Will Mitchell, il cuoco, cioè il vero cuoco, suppongo. Salve, dottor Kestrop. Sfortunatamente non avremo altre pere sciroppate fino al prossimo shuttle dei rifornimenti. Come sempre, Elliot le contrassegnerà come EDS. Grazie per la sua pazienza. Nar, Alex Yu a Kestrop. I déjà vu hanno preso di nuovo piede. Questa volta sarà più difficile tornare indietro. Sembra che lo staff di Mueller non stesse registrando i dati correttamente, perciò tutti i loro progressi dell'ultima cancellazione su larga scala sono a rischio. Non dobbiamo avere aspettative troppo alte. Cancellare la memoria di tutto il reparto avrà un impatto negativo non indifferente. Sto cominciando ad avere dubbi sull'utilità di questa pratica, a fronte dei risultati che abbiamo ottenuto. Dovremmo riprendere in considerazione il sistema scaglioni di cui abbiamo parlato l'anno scorso. Ok, stiamo prendendo tanti nuovi oggetti. Dovremmo tornare anche a riciclare. Allora, qui non c'eravamo stati però, da Igwe. Noi siamo andati dal dottore del bagno. Ok, perfetto. Dottore, il cuoco, dico. Perfetto. Questa è l'ultima da visitare. L'orizzonte neurale. Ok. Qua mi sfugge. Chi può essere l'altro? Mi sa uno di quelli famosi, uno dei VIP. Allora, vediamo. Dai, dai, che è vicina. Ok. Questo continuamente ce lo stanno ridando. Non è un problema ormai. Email, incontro con... Ah, eccolo, perfetto. Sgamato al volo. Questo qui. Dottor Igwe, ok, Bianca Godwin ha incontro con Gustav. A seguito della precedente richiesta mi chiedevo se vi fosse novità sulla visita di Gustav Leitner. È confermata? In caso affermativo, sarebbe possibile avere una copia del suo itinerario? Desidererei incontrarlo prima della procedura di neuromappatura, se possibile. Certo. Dottor Igwe, ho inoltrato le sue precedenti richieste e faremo il possibile. Tuttavia non posso garantirle nulla. Il programma della visita è molto fitto e potrebbe non esserci tempo per un incontro privato. Le farò sapere quando avrò maggiori dettagli. Cordialmente, Bianca. Mi aspettavo di trovare altro... guardate un po'. Altro nella sua stanza. Statua di roccia lunare. Wow, però. Ora che ci penso... Nel menu, no, c'è la possibilità di acquistare il DLC. Il DLC ha a che fare con la luna, vero? Cioè, io non voglio sapere tante cose perché, cavolo, sarebbe uno spoiler, però... un incidente sulla luna, una roba del genere, perché come si chiama? Moon Crash, come si chiama l'espansione? Cioè, potrebbe essere tanta roba. Allora... Andiamo qua. 58, 98. Moon Crash, vedere, ecco, esatto, esatto. Cioè, lì se mi fanno bene l'ambientazione, se non mi rigirano troppo quello che ho visto qua... Cioè, non devo pensare male a un riciclaggio. Però può avvenire nel DLC, sapete, no? Potrebbe essere un DLC della Madonna. Soltanto d'atmosfera, per quanto mi riguarda. Allora, qua è brutta, Qua è brutta. Allora, prima cosa... È incredibile come, con questo pad, abbia meno sensibilità... Niente, non... Ok. A spostarmi. Cioè, se io muovo poco l'analogico, non si muove. Cioè, io lo sto muovendo l'analogico, però rimane fermo. Devo aspettare tanto. E poi si muove abbastanza di colpo. Non posso fare cose delicate. Con il pad 360 invece potevo fare tutto da quel punto di vista. Cavolo, 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 cavolo. Oh no. Di nuovo. Ok, 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 ok. Bisogna stare attenti, non devono morire. Non devono morire questi. No! Porco! Ah!
scusate. Con i contro... ok, sono felice. Mi dispiace Dredgen, è un classico, dai. Io i mezzi di trasporto pubblici in Italia ho fatto sempre ritardo, tranne alla metro... Oddio no, anche la metro di Milano ho fatto tardi, che sto dicendo. L'unica a Londra. A Londra erano perfetti. Forse davvero hanno fallito di 30 secondi una volta in metro. Infatti non potevo crederci. Bisogna andare a buttare la roba però. No, 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 non esiste. Non esiste adesso avventurarci qua. Con il meno pieno. Usciamo. Ricicliamo tutto. Mi ricordo quando ai tempi di scuola, ai superiori, il pullman, quante volte ha fatto tardi. Mamma mia. Poi ci toccava tipo scendere prima, tagliare per i campi, in modo da arrivare in tempo, in orario a scuola. Mamma mia, che disastro. Allora. Ok. Ah, usiamo i kit balistici, va. Vogliamo parlare... ultimamente ne sto prendendo abbastanza di treni. Allora, devo dire che fino a quando si tratta di 10 minuti, un quarto d'ora a me non interessa. Cioè, non fa niente. Cioè, a meno che tu non un appuntamento assurdo. Però, in genere, tu ti sposti per quella giornata. Dubito che tu prenda un treno per arrivare esattamente nel giro di mezz'ora, un'ora. A un appuntamento preciso, ecco, per l'appunto. Quindi alla fine non è stato mai un problema. Però l'ultima volta che da Milano sono tornato qua... ha ritardato un'ora. Ecco, in quel caso davvero mi fa incazzare. Un'ora è ingiustificabile. Troppo. Troppo. Oh. Cristo. È arrivato ora il bus. Il bus. Allora, quindi ritorniamo qui. Abbiamo steso quei due e sono contento. Quindi questo significa, ragazzi, che intorno qui, in zona, dovrebbe esserci un bel telepate. Stewart. Snow, siete stati fortunati a incontrare me. Perché in altri casi la vostra testa sarebbe esplosa male. Oddio, anche altri NPC sono esplosi male dopo aver incontrato me perché non ho fatto in tempo. però, insomma. Mi darà una possibilità diversa. Ok. Questa per sicurezza. Oh! Cosa? Cosa? Mimic? Mary Malinaro. Non può essere così libera questa zona. Mi sembra strana a me. Ti prego, lasciami in pace. Ok, lei sta venendo qua. Buttiamola giù. Io in teoria potevo andare anche al piano di sopra. Ma davvero c'è tutta questa pace? Dov'è il telepate? È lì. Vi ricordate dalla mappa? Dissi sicuramente in palestra ci sarà una boss fight o qualcosa, perché lo spazio era grosso. E invece no, mi sbaglio. E dove sta il telepate? Ah, eccolo! Eccolo il bastardo!
Era di sopra, quindi mi è andata bene. La scansione. Ah, peccato, peccato. Vabbè. Vetro. Beh, questo è infattibile, ovviamente. Allora, com'era la cosa del vetro? Fatemi vedere un attimo la missione. Forse devo buttare giù il telepate. Allora, obiettivi. Ah, devi battere sul vetro con la chiave inglese. L'ho fatto, allora. Perfetto. Come l'ho detto. L'ho fatto. Oddio. Morgan? Se sei qui, allora Abby non ce l'ha fatta, vero? Io... al momento non posso fare altro per te, ma fai attenzione. Negli alloggi dell'equipaggio c'è qualcuno che si spaccia per il cuoco. Il suo bracciale tracciante viene da psicotronica, ma l'ID non ha senso. Lui. Credo sia stato lui a uccidere Abby. Se puoi, fai in modo che non lasci la stazione. Farò il possibile per aiutarti da qui. Finché potrò. Incredibile, ragazzi. Abbiamo addio, trovato Morgan. Qualcuno. Che tristezza. Cioè, nel senso... questo breve lasso di tempo con lei. Volevo più compagnia. Allora, andiamo a ammazzare il bastardo sopra. Hai trovato il capo show? Bene. Hai tutto il necessario per accedere all'archivio. Sì, questo è vero. Ecco, questa la testa gli è esplosa a London. A tutti qui. Ma è stato un errore mio? Oliver Benoit. È solo un errore mio questo. No, già c'erano. I corpi già... non potevo fare niente, vero? Devi dare la testata al vetro. No, no, apposta. Abbiamo risolto. Cioè, io non sono davanti per farli esplodere male. Non credo sia stato un errore. Cristo. Ok. Sto provando a contattare Abby, ma non mi risponde. Per favore, non venite. Emma, per favore, no, non è. Emma, ti sento bassissima. Sicuro? Abby è con te, state bene. Non sono io, non sono. Non lo farò, non puoi. Abigail, questa volta registro io. Anche tu, Emma? Va tutto bene. Daniele è dei nostri. Ci coprirà in caso di guai. Ha accettato? Abbiamo negoziato. Ho dovuto accettare alcune cose. Allora, diciamo così. Ve l'ho chiesto perché io non... cioè, avete visto, sono entrato e poi sono uscito, però... ah, sapete quando forse ho fatto danno? Quando effettivamente qualcosa mi aveva sgamato lì, in quel momento. In quel momento mi sa sono esplosi male. Oppure, come dice Raptor, già magari non l'avevano la testa. Però avevo forti dubbi, perché è un'area talmente vasta. Soltanto quella là abbiamo salvato, come si chiamava. E, è strano. È strano. Per questo. Allora. Dannata memoria. Il telepate. I punti deboli quali erano? Esplosivi, fuoco, null wave. Spero di tirare alla bella stavolta, io perché sbaglio sempre. Bella caricata. Secondo me non fa un cavolo. Ok, forse sì. Ah, devo scansionare. Però posso sparare, bellissimo. Ok. Disponibile nuova abilità psico.
Vai giù. Cosa ho preso di bello? A parte me lo scrive lì. Me lo scriveva lì, dopo ci andiamo. Oh, un altro neuromod. Lanciatore, vabbè. Possiamo anche evitare. Sessione di allenamento personale, Kevin Sabian, Emma Betty. Emma, come ben sai, la disponibilità di Morgan sarà molto limitata nelle prossime settimane. Vorrebbe fissare le sue sessioni di allenamento personale domani, se possibile. Potresti modificare il tuo programma per liberarti in questo orario? Morgan lo apprezzerebbe moltissimo. Il codice per la suite della dirigenza è 5349. Grazie, Kevin Sabian, portineria area del personale. Questo è stato fondamentale. Ok, questo l'abbiamo letto. Perfetto. Mi aspettavo qualcosa qua in cima. Allora, un attimo recupero i messaggi. Onestamente, io in questa zona ricordo ci fossero una marea di controllati mentalmente il telepate. Secondo me si è buggato qualcosa. Molti sono morti e il telepate si è spostato. Ok. Non puoi ricaricare il salvataggio. Tra l'altro tu, grazie Rapturum, mi hai ricordato di salvare, perché non salvo mai. Ecco, al massimo possiamo vedere con un caricamento rapido. Autosalvataggio, no? Se adesso sono le 5.41. Ah sì, è una curiosità. Ci sta, 35. Vediamo. Ah no, parte da qua, niente, è andata. Non ho un autosalvataggio, purtroppo. Mannaggia a me che non salvo mai. Ok, dai. Sì, è un grave errore, infatti me lo ricordano spesso in chat. La wiki dice che ce ne sono 8 di persone controllate, quindi tu ne hai salvate 3. Ecco, tu pensi. Mamma mia. No, Icola, buono, stai buono. E qui oggi, infatti. Incredibile. Sempre i soliti errori faccio. Ma e poi non ero così. Io anni fa, ecco, prendevo Fallout 3. Le prime volte, Fallout 3 Oblivion, le prime volte che ci giocavo a quei giochi grandiosi. Ma io avevo una paura di perdere tutto che salvavo continuamente. Prima di entrare in una stanza, sapevo della presenza di qualche predone, ma io facevo il salvataggio rapido. Ma poche volte mi muovevo senza salvare, avevo paura di perdere tutti gli oggetti presi. Invece adesso non me ne frega più niente. Questo Skyrim mi ha rovinato. Skyrim tantissimo, perché non morivo mai con Enki. Ed è successo questo. Allora, adesso bisogna andare qua sopra. Questo va bene, ma... Oddio, no! Pezzo di merda! Ti odio, cuoco bastardo! No, ma fottuto! No, ho fallito! Ho fallito la scommessa! Madonna, quanto l'odio! Mannaggia, questo era difficile da evitare, ragazzi. Questo era molto difficile. Ha piazzato la granata riciclante all'interruttore, come ha fatto nella sua porta. Là me ne sono accorto, qua no. Che pezzo di merda. E poi, cioè, è davvero letale. Ero troppo vicino, non potevo scappare. E meno male che ho salvato. Meno male, Raptor, grazie, che mi hai fatto salvare. Che stronzo. Ma io devo capire una cosa, quindi questo andrà ad attivare. Eccola, va. Andrà ad attivare l'ascensore, ma ci sono le scale però. 53, 49. Ok, l'ha attivato. Però qui. Cioè, che serve? Oddio, cos'era quel verso?
Ah, bene, 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 perfetto, perfetto. Ci riporta al teatro. Qua ci siamo stati, ragazzi. Guardate, ragazzi. Per non sapere né leggere né scrivere. Io intanto questa me la porto qua. Se dovessi scappare da qualcuno... Paga, dopo vi pago. Dopo vi pago la betta. Che ore sono? Le 3 e 3 quarti. Ragazzi, un quarto d'ora e poi mi tocca salvare. Madonna mia, che cosa terrificante. Mente robotica 3. Terrificante, cioè è lì dietro. Disponibile nuova abilità psichica. Vabbè, è una porta che non possiamo aprire, quindi ok. Allora, qua non mi fido. Qua non mi fido, mi voglio curare al massimo anche lì tutto. La corazza, diciamo. Ah, di base questo. Oh, attenzione. Infatti c'è uno spettro. Maledetto, 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 maledetto. È scappato, eh? È riuscito. Questo è un altro. Ok, ho ammazzato Luca Argentero, ragazzi. Luca Argentero è morto, ma il primo non era quello. Stanza di Alex, attenzione. Oh. Un attimo. Bisogna ammazzare il bastardo che è scappato. Non devo fare la fine dell'altra volta, vi ricordate? Poi Cola ci fece la clip, mi sembra. No, è morto, sto tranquillo. Eccolo, va, è qui Nicole. Guarda come si nasconde. Mamma mia. Poi era un'amicona, era. Cos'è sta cosa? Ah, fede nuziale, wow. Che tristezza, però. Formativa sulle vendite. Quello potrebbe essere interessante perché era abbattinente proprio la Transtar, quindi... Allora. Bagno. Niente di interessante. Ok. Prima andiamo nella nostra stanza. Oppure il contrario. Ecco, il prodotto da nuovo spettro. Vero. È abbastanza neuromod per un level up. Infatti ne ho 8. Allora, visto che voi non potete riscattare niente, questo livello me lo faccio io. Sta roba me la metto io. Ecco, o riparazione 3, o finisco una volta per tutte la tuta. Anche tecnico laboratorio mi piace, eh. Così posso sfruttare tutti i kit balistici. Tra l'altro che bisogna usare. A me piace tutto, mi piace la furtività, l'attacco furtivo. Allora, questo è un bel macigno, ce lo togliamo di mezzo. No, prima la tuta. Prima la tuta perché almeno così ho più spazio nell'inventario e non ci penso davvero più. Più 2 chip aggiuntivi, dai, facciamo questo. E a posto. Poi. Andiamo qua. Oh, vedete, adesso ho più spazio, bellissimo. Cosa possiamo aggiungere? Ma in realtà avevo fatto tutte cose le più importanti. Ecco qui magari. Capacità ricaricatore. Ok. La portata. Aumentiamo un punto. La pistola ci tengo, quindi va bene. Non mi dispiace bruciare tutto lì. Ok. Vai. È un copia e incolla di quello che avevamo lì nel test, ricordate? Cioè inizio di gioco, è la stessa stanza praticamente, è identica, cambiano soltanto i colori. Cioè anche questo è uguale.
Sì, no, qui cambia, dai. Qui il divano era così. No, non lo ricordo bene. Forse sì, forse sì. Sì, perché doveva essere totalmente uguale, no? Giustamente. Un altro kit balistico. Noi che stavamo costruendo, no? Tutti gli operatori. Per questo abbiamo tutto sto materiale. Ok. Altre due neuromod. Quanta roba. Allora, qui stiamo messi sempre malino. Chip tuta invece possiamo metterne altre due. Mettiamo tutto. Ah, due sono identiche. Bene. Time Paradox. Calvino. Uscita audio ottobre. Calvino, collega, non ci sarà nulla di strano. Memoria eidetica, ossessionato dal lavoro. Cartella clinica perfetta, mai un'assenza. Nuovo dato. Shaw, Daniel, responsabile tecnico. Non le piaci. Alex ancora meno. Devo scoprire perché. Promemoria, ricerca, chef Mitchell e la modifica emotiva dell'operatore. Dio Igwe, assunto da Alex. Facile ingaggio a causa della sua impopolare posizione sui fenomeni psichici. Uno dei migliori scienziati della stazione. Introverso, sa dei test. Fedele ad Alex. Crede che tuo fratello e Typhon possano salvare la sua carriera. Michaela Ilyushin, ingegnere capo. Non vi parlate. Avete avuto una breve relazione. Hai chiuso quando sono cominciati i test. Pensa sia dovuto alla scoperta della sua condizione medica, la paraplessia. Teoria utile, ma falsa. Hai preferito troncare ogni legame. Meno doloroso, considerata l'imminente perdita di memoria. Quanto mi piace comunque questo modo di raccontare. Cioè, il fatto che noi stiamo ascoltando la... noi del passato è bellissimo, mi affascina molto. Paraplessia. Paraplessia, disturbo nervoso. Impedisce l'uso delle neuromod. Richiede intensa terapia farmacologica per prevenire la degenerazione cellulare. Rende i candidati incompatibili con il lavoro su Talos One. Sara Elazar, capo della sicurezza. Non amichevole. Sa dei Typhon, non sa dei tuoi test, ma sospetta qualcosa. Puoi fidarti di lei, ma lei non si fida di Alex. E di te, non ancora. Ovvio. Anche noi, videogiocatrici. Qui tutti hanno un pad, ma nessuno ha la console. Forse in questo futuro non c'è bisogno della console. Quindi è tipo la piattaforma di Google. Questo era interessante, un richiamo al problema di Fermi. Ok. Allora, andiamo nella stanza di Alex. Adesso un attimo vedo anche i vostri messaggi, se avete scritto qualcosa. E poi salvo, perché devo proprio scappare. Ok. Ecco, vedete, Luca Argentero, ho ammazzato male prima. Ah, focus combattivo non l'ho usato mai. Perché prima l'ho acquistato, ma mi devo ricordare. Ragazzi, grazie, però porca Eva, mi dimentico, santo cielo. Avete ragione, quello mi aiuterà tantissimo, mamma mia. Comunque, la torretta ancora non mi dice niente. Con focus combattivo abbiamo inserito un secondo potere alieno dentro di noi. Eppure ancora non mi attacca. Meno male, meno male. Vabbè, questo anche l'abbiamo letto. Neuromod a palla, figuriamoci nella stanza di Alex. Figuriamoci. Solo livello 2? Mi deludi, fratello, mi deludi. Qua. La B non me l'aspettavo. Qua sopra, qua sopra. Ok. Problemi con Ilyushin. Hans Kestrup ad Alex. Alex, il tuo capo ingegnere ha appena mandato qua giù uno dei suoi sottoposti a installare dei sensori aggiornati per le porte. Abbiamo preso i sensori e mandato via l'ingegnere. Azon ne ha smontato uno. C'era qualcosa all'interno. Una cimice. Cosa diavolo sta succedendo? Di recente ha provato a richiedere dei registi della divisione Neuromod.
Registri dei volontari, Alex. Non serve che sottolinei la gravità della situazione. Devi assolutamente contenere la Hiroshin. Anzi. Emma, Alex. Ok. Alex, mi hai incaricato di fare sì che tutto il personale della stazione mantenga buone condizioni fisiche. Stando alle ultime informazioni in mio possesso, fa parte anche lei del personale. Da quel che vedo, non ha partecipato alle ultime 5 sessioni in palestra. Se alcuni degli esercizi le creano problemi e preferisce non eseguirli di fronte al resto dell'equipaggio, posso programmare delle sessioni private in palestra. Ricordi che non si tratta solo della sua forma fisica. Deve essere un esempio per tutto lo staff. Grazie mille, Emma Betty. Ok. Firmato dalla sicurezza. Non trovo alcun video del capo Hiroshin che lascia gli alloggi di Morgan. O non esiste, o è stato cancellato. Quando ho chiesto a Morgan se ne sapesse qualcosa, ha detto che si trattava di una questione di ingegneria e che la cosa non riguardava risorse umane. Se vuoi saperne di più, ti suggerisco di parlarne direttamente con Morgan. Io sentirò il capo Hiroshin come da ordine. Micaela. Riguardo a Micaela. Parlando con il capo Hiroshin, ha ammesso che la sua visita riguardava una questione medica e ha chiesto di non interpretarla erroneamente. Come da ordine, le ho ricordato che se avessi notato qualsiasi cambiamento nell'atteggiamento di Morgan Yu nei suoi confronti, avrebbe dovuto avvisare le risorse umane. Considero la faccenda chiusa e in futuro preferirei non dovermi più occupare di questa genere di cose. Capo Elazar. Ok. La nascita della Dark Star. Questo lo leggerò. La nostra foto di famiglia. Questo sembra interessante. Aumenta la probabilità di danni critici con il fucile a pompa. Oh. Oddio, la scansione è importante in realtà. Togliamo la chiave. Lo sto usando sempre di meno adesso. Un po' mi dispiace, però. Quanto ti odio a te. Anche perché questo qua è pure forte. Guarda, non mi voglio risparmiare. Ce n'era un altro? È uno spreco, ragazzi, lo so, però mi piace. Mi era sembrato di vedere un altro esserino nascondersi, però vabbè, forse ho visto male io. Troppa roba vuota c'ha qui, Alex, eh? Beh, insomma, il cibo c'era. Si trattava bene, ma lo vediamo. No, che figata. No, ma è completamente a caso. Io volevo semplicemente cliccare. Non pensavo neanche lo rimuovesse. Ma che culo. Cerca la chiave della capsula emergente. Io non stavo neanche cercando questa, mi stavo dimenticando, ragazzi. Io me ne stavo dimenticando, eh. Il focus combattivo non è considerato un potere alieno, è sotto potere umano. Infatti, hai ragione. Però siccome me lo mette tra i viola qui, non so come... Prendimelo. Qua. Ecco qui. Allora ho pensato avesse quel problema lì. E volevo fare semplicemente quello, perché mi sembrava qualcosa di interazione. Era fatto talmente particolare. Volevo interagire. Può nascondere qualcos'altro il bastardo? Bastardo Daemon. Me ne sto passando. In realtà ancora non ho una posizione. Cioè, nel senso, io voglio salvarmi la vita. Io voglio salvarmi la vita. Però dipende da tanti fattori. Io ve l'ho detto un po' come funziona.
qui la cosa, la situazione, com'è tutto. Come vedo anche l'interpretazione dei ragazzi di Arcane con il nostro nome, mi piace moltissimo sta roba. Io inteso tu, giocatore. Cioè, noi stiamo plasmando Morgan. Ci sono diverse Morgan del passato, ma quella che davvero conta adesso è la nostra. Per carità, noi possiamo fare affidamento sulle nostre noi del passato, ma poi quello che conta sono le scelte che faremo in game, il che mi fa impazzire. Ragazzi, salviamo qua. Salviamo qua. Purtroppo ho fallito a causa del cuoco. Ma dove è scappato il farabutto? Allora, salviamo qui. Guardando la mappa, no? La palestra c'è quell'ala. Ah, era la piscina. Abbiamo visto tutto, secondo me. No, là. Cos'è quello? Manca quello da vedere, mi sa. Vabbè, anche sta zona è strana. Vabbè, dai, vedremo nella prossima live nel caso. Sì, qui ci sono molti ragazzi che apprezzano molti lavori di Arcane. Io li ho scoperti soltanto di recente, possiamo dire. Purtroppo. Allora, metto intanto la musica, ok. Tipo Dishonored lo provai anni fa su PS3, però non riuscii. Vabbè, non avevo tanto tempo, quindi purtroppo lo abbandonai male. Quindi lo giocai pochissimo. L'ho rigiocato quando è stato l'anno scorso di Dishonored e mi ha fatto impazzire. Ho giocato tutte le espansioni, tutto quanto, l'ho platinato. Meraviglioso. Adesso mi tocca giocare il 2. Ho giocato una buona parte, ma devo riprenderlo e giocarlo tutto da capo e finirlo. Devo avere il tempo per fare tutto quanto, ecco. Altrimenti non mi ricordo i giochi. Ormai riesco a finire i giochi soltanto quando li faccio insieme a voi. Da solo non riesco più a fare niente, quello è il problema. Cosa ho giocato poi di Arcane io? Adesso Prey. Dishonored. Vabbè, l'ultimo no, ovviamente no. Cosa ha fatto Arcane, ragazzi, in passato? Ha fatto il gioco che mi ha regalato Coxorin. Fatemi andare a vedere il nome. Mi sembra venga da loro. Allora, Arcane Studio. Non mi ricordo i nomi. Vabbè, l'ultimo è Deathloop, ovviamente. Ah, da è bravo, bravo Mokash. Dark Messiah. Messia, quello che. Rapture, un po' simile a te. A me non mi convinse tantissimo, ma perché, dai, semplicemente non ebbi il tempo necessario per capirlo a fondo. Ok? A livello estetico non mi colpì poi tanto. Invece adesso li apprezzo un mondo. Cioè, anche da quel punto di vista adesso mi piacciono un casino i loro lavori. Sai, in Dishonored c'è proprio questa cosa sforme, delle mani enormi, anche le facce un po' particolari. Quanto cavolo mi è piaciuto il primo Dishonored, lo rigiocherei volentieri anche adesso. Mi è piaciuto davvero tanto. E non me l'aspettavo. Spectre. Sto cazzo di crap game. No, li sanno fare. Allora, il prossimo gioco di Arcane, quello che hanno presentato alla conferenza di Xbox, che è stato l'ultimo a essere presentato, era, mi sembra, quella delle tre, che all'inizio hanno mostrato Starfield, e nel gran finale invece gioco Arcane. Ecco, il gioco Arcane non mi ha detto nulla. Poi magari, come al solito, vedendolo, vedendo il gameplay e tutto, cambierò idea. Però lì, vedendo semplicemente quel trailer in computer grafica, io odio la CG nei trailer, davvero la detesto ormai. C'è attesa zero.
Attesa zero per quel gioco là. Però chissà, è da vedere. Si conosce troppo poco ancora, perché non si capiva una mezza copoppo, no. Poi magari sono uscite informazioni da parte loro, io non mi sono più aggiornato, eh. È Redfall, sembra troppo bello. È quello, parlo di quello. A me quello non mi ha detto nulla dal trailer, proprio niente. Però io ho proprio sta fissa, sto odio per la presentazione in computer grafica. Non la sopporto più, ma è una decina d'anni che non sopporto più questa tipologia di presentazioni. Cioè preferisco... Non lo so, preferisco il trailer che fece Bethesda per Skyrim, il teaser, il muro di Alduin. Anche quella era computer grafica. Però almeno... almeno... Innanzitutto, vabbè, non ti postava niente, però ti faceva speculare moltissimo sulla lore. Perché, vabbè, tirarono fuori quel discorso, no? Sul sangue di drago e tutto. Però vabbè, un'altra cosa, quella è una saga, ci sta. Questo è un gioco nuovo, una nuova IP, quindi che cavolo, che cosa puoi speculare? Niente. Poi lì ti mostro in realtà quello che potrebbe essere il gameplay, come potrebbe essere le dinamiche di gioco, anche se orchestrate con una regia e tutto. Non lo so. Però vabbè, dai, da vedere. Sì, sì, no, questo è anche vero, Rapture. Però è proprio io, ormai... Oddio. I veri chat mostrano il gioco. Hold, una domanda che mi... Vai, vai, Lori. Tranquillo, vai, vai. Comunque, vi ricordate quel teaser di TS6 mostrato qualche anno fa? Qualche anno fa e quattro... Sì, era il 2018, sì, 2018. Ci feci anche videoanalisi di quel trailer, di quel teaser. Come mai aspettò così tanto per giocare a Skyrim? Per lo stesso motivo di Dishonored e tanti altri giochi. Era un periodo molto particolare. Avevo poco tempo. Io in realtà giocai a Skyrim, ma fino tipo guardai fino a Riverwood. Lo guardai un po' giocare, ma io non potei. Il che è assurdo, perché acquistai anche la versione PS3 Limited di Skyrim, quella con Alduin. Ma ero incasinato da matti, ragazzi. Ero incasinato da matti. Poi un bel dì nel 2014 mi inventai All Games Channel e con quella scusa giocai Skyrim insieme a voi. Ma sai quanti giochi ho saltato? Ma non avete idea. Non avete idea. Specie di quegli anni. 2010, 2013 ne ho saltati tantissimi di giochi. E infatti Dishonored sto vedendo che è del 2012, vedi? Tutto quel periodo là. Allora. Cos'altro uscì in quegli anni? Ecco, forse Red Dead Redemption 1 fu l'ultimo gran gioco che giocai la grandissima prima di quel vuoto, poi. Prima di quella crisi videoludica per il sottoscritto. Perché Red Dead 1 dovrebbe essere del 2010. O ricordo male. Era precedente. Quando uscì il primo? 2010, ricordavo bene. 2010. Sì, 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 sì. Ma quanto mi divertì. Madonna. Mamma mia. Ecco, New Vegas 2010. Io lo acquistai. Però era talmente buggato, ragazzi, che mi fu impossibile. Mi fu impossibile a me proprio giocarlo, non è proseguirlo, proprio giocarlo. Erano buggate le missioni. Il medico all'inizio, il tizio che ti salva la vita, io non lo vedevo seduto. Io lo vedevo roteare sulla sedia. E anche le risposte erano sconnesse. Oppure cliccavo e non me ne prendeva. L'ho ricominciato, non so, cioè l'ho cancellato, ristallato. Ragazzi, non serviva a niente. Era morto quel gioco lì al lancio. O comunque non mi ricordo. Forse dopo qualche settimana l'acquistai, non mi ricordo. Era praticamente... era ingiocabile per me. E lo abbandonai, lascia perdere.
Poi da lì io dissi: ma questi qua non sanno fare i Fallout, i giochi Bethesda, solo Bethesda può. Che il poi, quando che poi non era così, cioè nel senso, anche Bethesda aveva grossi problemi di bug, lo sapete, no? Anche rinominata Bugdesda da molti. Però io con giochi Bethesda sono stato sempre fortunato. Cioè, a me Fallout 3 non mi ha dato mai problemi. A parte le versioni scandalose PlayStation, però a livello di bug, io non ho avuto mai problemi. Mai. Sempre fortunato. Il problema, ecco, ripeto, erano le versioni PlayStation che erano una fogna. Vedi Fallout 4, Fallout 3, Skyrim, a detta di molti. Oblivion, l'ho detto diverse volte, uscì dopo diverso tempo su console Sony, a differenza di Xbox e PC, quindi era migliorato. Non era male. Però i colori della versione PS3 non mi piacevano perché erano più spenti, erano più freddi. Ma questo per molti giochi multipiattaforma era così quando nel periodo 360 PS3. Ma in quel caso erano eccessivamente più freddi. Su Xbox erano molto accesi, mi piaceva un casino Oblivion. Quanto vorrei poter giocare a Red Dead. Ma infatti per giocare a Red Dead 1 che se ne fa oggi? PlayStation Now? E mi sa Game Pass? Perché se no, cioè, non è che lo puoi scaricare dallo store PlayStation, ben dire. Allora, un attimo che recupero i messaggi. Allora, lo fermo qui. Come stile personaggio, intendevi Raptor? Trailer senza gameplay, probabilmente puzza. Comunque, vi ricordate quel teaser? L'ho letto. Volete sentirvi vecchi? Bloodborne è di 7 anni fa. Mamma mia. Guarda, ci pensavo l'altro giorno a Bloodborne, che sono passati già 7 anni. È incredibile. È incredibile. A parte il frame rate, comunque, trovo che sia giocabilissimo ancora, per carità, anche Dark Souls. Però nel senso è invecchiato benissimo. Cioè 7 anni non, per me non li sento affatto. Per me è uguale ad allora. È uguale. È uguale. Deus Ex. Mi mancano i Deus Ex a me. Ecco, a proposito dei giochi che non ho fatto, Deus Ex a me manca. New Vegas 2010. Su console era ingiocabile. New Vegas è bellissimo, forse anche più del 3. Se la giocano alla pari. Allora, da quello che ricordo di New Vegas, è che non mi piacque per quel poco che provai, perché poi vabbè all'inizio ok, ma giocai tipo 4-5 ore. Non ricordo niente. So qual è lo scopo iniziale, cioè vendicarti. Perché ti sparano male. Ok, vabbè. E il doppiaggio. Il doppiaggio italiano io lo ricordo davvero scandaloso. Dovrei riascoltarlo. Però preferivo quello di Fallout 3. Magari erano identici, io non ricordo. Cioè, magari mi sbaglio adesso, lo ricordo sbagliato io. Ok. Oltre a questo, sicuramente Obsidian poi, da parte sua, ti dava più possibilità di scelta. Perché i loro giochi sono sempre stati così. E infatti, a distanza di anni, poi quando sono andato, cioè, semplicemente con passare del tempo, io ho lavorato anche per siti videoludici, eccetera, nei forum, ho fatto collaboratore, moderatore e tutto. Quindi il videogioco per me è sempre stato presente. Quindi io mi sono sempre informato. Cioè, io fino al 2000, 2015 sono sempre stato super informato da questo punto di vista. E New Vegas era unanime la cosa, che a livello di scelta era 100.000 volte meglio di Fallout 3. Ok? Quindi da questo punto di vista sarà stato grandioso e anche migliore dell'altro. E io Fallout 3 lo reputo uno dei migliori giochi che abbia mai giocato. Cioè, mi piacque da morire ai tempi. Adesso lo sto rigiocando, l'avete visto anche su YouTube. E ancora comunque è stupendo. Ha delle mancanze a livello di gameplay, per carità, però dai. Ecco, di Fallout New Vegas mi preoccupa, però, a parte, vabbè, sta cosa delle scelte, mi potrebbe preoccupare la trama di per sé, la trama. A livello di lore mi fido ciecamente,
perché me, per me saranno state molto bravi a non fare cazzate, con le, non fare incongruenze, incoerenze di sorta. Sono sicuro, quelli della Obsidian sono bravi in questo, però la trama mi spaventa, spero che non sia una cazzata, ecco. Perché a me Fallout 3 comunque piacque ai tempi, magari ero giovane e scemo e non la ricordo bene, però vediamo. Quindi sì, dai, non mi sorprende quello che mi scrivi. Le quest di Fallout 3 erano meravigliose, come quelle di Oblivion, anche. E io spero che lì New Vegas faccia altrettanto. Perché le singole quest di Fallout 3 e Oblivion, secondo me, sono il punto più alto dei giochi Bethesda, perlomeno. Di quelli provati, perché non posso contare Morrowind, ahimè. Ho giocato malissimo i tempi. Ciao Ikarem. Il teso PS3 dopo le 100 ore si frizzava. Ah vabbè, era uno schifo. Solo su PS Now credo che ci sia. Undead Nightmare DLC di Red Dead 1 è stato il primissimo DLC che io abbia mai comprato. Per me è stato invece Night of the Nine di Oblivion. Tra l'altro Bethesda fu la prima a creare delle vere e proprie espansioni della Madonna. Magari esisteva qualcos'altro simile a livello di DLC di espansioni. Però non sono sicuro, eh. Ma comunque Night of the Nine, Shivering Isles furono clamorosi. Bloodborne è la cosa più bella di From Software. Se me lo portano su PC mi fanno il regalone. Io questo l'ho detto durante le live di Elden Ring. Elden Ring secondo me oggettivamente è il miglior lavoro di From Software a livello proprio oggettino di gioco, di come è stato creato. Però io ancora preferisco Bloodborne, ma semplicemente per il mondo, perché io adoro Lovecraft e mi fa impazzire, è bellissimo anche a livello di trama, è stupendo, è proprio stupendo. Però Elden Ring poi che gli vuoi dire? Cioè, allora anche Dark Souls non mi è piaciuto tanto, però tanto, ma Bloodborne ancora è là in cima. 7 anni fa andavo alle medie. 7 anni fa... Porca puttana, avevo 28 anni. Livello doppiaggio, dai ragione su Dead Space. No. Niente è peggio di quel doppiaggio, a parte ovviamente le cose catastrofiche degli anni 90, dai. Che abbiamo già ascoltato insieme anche in live. Il colonnello Campbell di Metal Gear Solid 1... che per me comunque rimarrà una delle cose più belle mai ascoltate. Sia chiaro, io non lo critico Campbell. Oppure quel gioco, vabbè, lo sapete, dai. Quello che chiaramente era stato preso dalla strada, quello lì che doppiava l'intro del gioco. Non ricordo mai il nome, però. King Fields? Com'era? Il gioco, non ricordo. New Vegas ha odiato la prima run, ma poi ha rigiocato con calma e si è posizionato in prima posizione. Fallout 3 c'era Moira Brown che tra una frase e l'altra cambiava completamente voce. Ecco, no, bravo! Bravo! Ecco, di Fallout 3 non ricordo sto problema, io lo ricordo per New Vegas. Era uno dei primi anziani che si incontrava in New Vegas. Io ricordo che c'era tipo... no, locanda. Un saloon, perché comunque è molto western a vederlo New Vegas, no? E fuori lì c'era un vecchio. E io ricordo che questo cambiava voce. C'è doppiatore. E quella cosa a me faceva incazzare, perché io ci tenevo. Ma io ci tenevo da morire. Che poi la voce del vecchio in Fallout 3 mi piaceva morire tantissimo. Vi ricordo... Avete presente il video che ho fatto uscire su YouTube adesso, di recente, ad Andale, la cittadina di a sud là del Commonwealth? Lì c'è il vecchio. E con la voce di quel vecchio si ripete per moltissimi personaggi, Tempenny, quelli là. E quella mi piaceva. In New Vegas l'hanno cambiata, ma ci sta. Però, cazzo, io ci rimasi male già per l'assenza di quella voce e inoltre per la doppia voce diversa. Cioè, perché? Ma come fai a fare sti errori? È grave. Stessa sorte mi sembra su Bianca Uncharted cazzo, come si chiama la bionda? Oh, che cosa grave. Mamma mia, ragazzi, che vuoti. Non mi ricordo. Poi l'ho giocato in inglese Uncharted, però mi sembra nella versione italiana lei cambiava voce. Oppure ci fu la notizia che da Uncharted 1 al 2 si cambiava doppiatrice, magari solo questo, però...
Le sai di New Vegas ti piaceranno, vedrai. Sì, ho preso New Vegas completo, ho tutto. E io lo spero. Io lo spero vivamente. Borderland è l'unico che aveva DLC grossi che valeva i soldi. Borderland è un altro di quei giochi che a livello estetico a me non piacciono, quindi non l'ho mai provato. Però come gioco potrebbe... Cioè, alla fine il gameplay potrebbe prendermi, non lo so. Non gli ho dato mai una possibilità. O forse sì. Lo provai. Però vabbè, troppo poco. Oblivion come espansione mostruoso, assolutamente sì. Uno di DLC degno del suo nome è Blonde... No, non sono d'accordo, Spectre. Cioè, è bellissimo, ma non è l'unico degno. Ripeto, quelli di Oblivion sono meravigliosi. E poi quello di The Witcher è giusto chiamarlo, secondo me, espansione. Partito, leggo sempre in ritardo. Mannaggia a me. Ragazzi, finita di offendere Dario Argento in The Space. Spero che lo rimettano come guest star nel remake. Io lo spero tantissimo. Il vecchio Pete. Porca troia. Ma non credo si possa scegliere Mokash il doppiaggio in New Vegas, eh? Penso che per giocare in inglese poi mi tocca vedere anche i sottotitoli in inglese. Non lo so, eh. Elena. Era Elena, santo cielo. Bravo. Lo fecero anche in Uncharted e cambiarono la voce della... Ecco, ma l'aveva scritto anche Marek Cech. Esatto. Allora, vi spiego. Nella cinematica un personaggio nomina i Khan, che sono una fazione del gioco. Lo so, nella traduzione in italiano li chiama detenuti. I traduttori hanno confuso Khan con Con, diminuzione di... Cazzarola. Mamma mia. Ma in quegli anni c'erano delle disattenzioni mostruose. Anche oggi a volte fanno puttanate, eh. Oggi Dark Souls non è più un gioco di oggi, perché è del 2013, quant'è? No, 2011, anno di Skyrim, mi sa, Dark Souls. Anche lì ci sono parecchi errori incredibili. Cioè, davvero vergognosi. Comunque si è scritto Corvo Chan 10 minuti fa. Grazie per l'iscrizione, scusami, ero presissimo. Quando lo giocherai capirai. Ma sono convinto che sia bellissimo. Però fidati che Shivering Isles è clamoroso. Ah ragazzi, se vi offrono soldi o pensano solo di regalarvi Tina Wonderland e rifiutalo, ricordatevi che queste parole del vecchio Ozzy. Ho avuto le sensazioni di Biomutant. Lord, sa di cosa parla. Biomutant. Per me Biomutant è... Vabbè, a parte che a livello estetico a me non piace niente, poco grafico, nulla. È assenza di sound design per me, Biomutant. C'è proprio zero, non c'è feedback per me, non c'è niente. Nel vederlo da te, quel poco che ho visto e qualche gameplay random. Mamma mia. Per carità, è stato fatto però... Cioè, non è un gioco AAA, non mi ricordo, no. Non doveva essere un gioco AAA. Per carità, però anche questa non è una scusante, perché molti sviluppatori hanno fatto giochi non AAA della Madonna, curatissimi anche da questo punto di vista, quindi... Ma non è vero sta cosa, io ho sempre giocato in italiano e li hanno sempre chiamati Khan. Mi avete svegliato dall'urk bullando Tinitina. Il governatore, ciao. Vabbè ragazzi, comunque. Io vi ringrazio. Grazie per esserci stati. Oddio, si è fatto tardissimo. Dovevo andare 10 minuti fa. Poi mi perdo in chiacchiere. Allora, la prossima live. Domani non riesco. Se no avrei fatto Elden Ring. Potrebbe esserci una live così davvero a caso nel pomeriggio sabato. Cioè un giorno un po' strano, lo so. Però io c'ho il Covid, ragazzi, non posso fare niente. Quindi magari sabato pomeriggio, solito orario, purtroppo 2:30, quindi un orario schifoso. Potrei sempre fare Elden Ring. Oppure
potremmo anche fare una cosa così di puro scazzo, tipo il Geoff Empire 4. Non lo so, vediamo. No, sabato sera non mi è possibile, Marek. Non mi è possibile. Quando riuscirò a fare sabato sera sarà sicuramente Skyrim. Cioè, senza ombra di dubbio. Proprio senza ombra di dubbio. Ah sì, domenica XCOM. Salvo disastri XCOM. Guarda, Ozzy, se ci sei per Age 4, va bene, altrimenti avrei giocato da solo, avrei fatto qualche parte, perché ho voglia di giocare Age of Empire 4 online. E quindi... Oh, anche Xorin! È stato risvegliato dall'Urca appena ha sentito XCOM. Allora, comunque, dai. Allora rimaniamo così, Ozzy. 2:30, sabato, Age of Empire 4. Poi contattiamo anche Akatosh, nel caso potrebbe esserci, non si sa mai. Ci facciamo qualche partitella insieme. Non ci sa- no, con disastri intendo... la mia forma fisica. A posto. Ragazzi, ma alla prossima. Grazie a tutti, grazie a tutte. Ci vediamo.